Francesco Renga su Radio Bruno L'odore del caffè Buongiorno, ciao a ma tutti ciao. Ale, Senti che del caffè. Che allegria <ride> <ride> fra... Certo che leggevo sui social Hai scritto sono un po' stropicciato Ma io non ti vedo stropicciato eh. Sei informissima, però forse io stropicciato come ma te Perché ci ieri diciamo che no, 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 non mi sono fatto stropicciare ah. <ride> Ieri ti sei un po' riposato No, in realtà no Ero a fare altre cose, ma ero a Milano E non, non, non avevo un in-store Quindi non, non ho incontrato tutta la mia gente sono, un, loro, sono loro che mi stropicciano un day off diciamo che ne <ride> un day off ma vale. insomma day off no, no. Da quando è uscito il disco day off neanche uno ma me, per fortuna per fortuna non vedevo l'ora che uscisse no. non vedevo l'ora di portarlo condividerlo farlo ascoltare quindi sono molto 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 gasato l'altra metà è il disco nuovo di francesco renga e qui lo facciamo vedere ai nostri ascoltatori davanti alle telecamere perché ci sta seguendo anche naturalmente sul digitale terrestre è uscito il 19 di aprile ed è nato sì, sì. più che da una voglia più che da un'esigenza da una vera e propria urgenza. urgenza sì, sì, come tutte, eh? tutti i miei lavori, tutti gli album, tutto quello che ho fatto in questi 30 35 anni di lavoro. Questo però è un disco importante perché nasce da una... Da una ed è anche, come dire, il, il, il testimone di un cambiamento, un altro cambiamento. Io ho avuto varie ere... Geologiche di questa storia così lunga, d'amore, di, di condivisione con la mia gente, col mio pubblico, e questo è un disco che eh, nasce appunto dall'urgenza di un cambiamento, eh, la necessità, la voglia di trovare un linguaggio nuovo. Eh, Cinque-sei anni fa, all'epoca di tempo reale, avevo intuito che stava un po' cambiando eh, la musica, ho avuto voglia di rimettermi in gioco, in discussione, di cambiare. Ero arrivato a un punto in cui, non so come c'era una sorta di, di, di appagamento di, quasi stanco, quindi ero, mi ero un. Po' stufato, mi cantavo un po' addosso. Eh, sai, è difficile dopo tanti anni se non trovi stimoli per, per, eh, come dire, per, cam per cambiare, per, per stare al passo con quello che ti succede intorno, rischi di fare una fine miserrima <ride> quindi ho avuto voglia di trovare questo nuovo linguaggio ho cominciato a, a, a confrontarmi con, con artisti giovani in tempo reale mi ero fatto dare una mano da Elisa eh, poi ho collaborato con, con artisti che poi e musicisti che poi sono diventati grandissimi che ne so Armalmeta piuttosto che Gabani quindi è stata una ricerca che è andata avanti fino a questo disco fino a tempo reale e qui invece sono riuscito veramente a tenere in mano un po' tutto, sono diventato padrone di questo, di questo linguaggio: sia vocale che proprio di scrittura, quindi di, eh, di racconto. Eh, e sono molto contento di questo, di questo lavoro perché ero alla ricerca di un modo espressivo che potesse eh, darmi la possibilità di, di, di comunicare anche con, con la generazione dei miei figli, quindi dei quindicenni, dei tredicenni e credo di esserci riuscito grazie anche a loro. Questa canzone, quella che abbiamo ascoltato, Rodrigo del Caffè, nasce da una, da una collaborazione infatti con, con un grande artista, uno dei talentuosi di questo momento, di questa nuova era eh, musicale e Che è appunto Ultimo, che è l'artista, ahimè, è preferito da mia figlia. No, no, Il preferito dopo di te. Ma non sono così, non ne sarei. Certo. Andate via pari. Andiamo via a pari, <ride> a secondo me no. Primo e Ultimo. <ride> però ecco sono molto felice non vedevo l'ora che uscisse perché c'è proprio la novità la bellezza la freschezza di questa di questa di questa voglia che ha trovato finalmente una forma e questa quella dell'altra metà che è infatti l'altra metà di questo racconto di questo, di questo viaggio di questo, di questo percorso ed è anche secondo me una sorta di spartiacque io voglio Credo che da qui si parlerà di un poi e per me esiste un prima, esiste un prima e ci sarà un dopo. Quindi l'altra metà è, rappresenta soprattutto questo. Beh, c'è cioè un buon punto di partenza, direi. Ci sono stati tanti stimoli per questo cambiamento, però, quando ci sono dei cambiamenti, ci sono anche delle difficoltà, hai trovato qualche eh, difficoltà sì. particolare. Ma moltissimo, te l'ho detto, è stato un percorso lungo di ricerca, ci sono stati anche degli errori che si fanno quando, quando si prova, quando si fa si sbaglia inevitabilmente. Uh, ci sono stati. Momenti difficili, però l'entusiasmo e anche l'istinto che mi guidavano. È... Non, non si è mai sopito fino, fino adesso. E quando ho cominciato a capire, è stato un percorso di 5-6 anni. Eh, la lavorazione di questo album è durata un paio, ne è durata almeno un paio, quindi sono stati due anni di, di, di scrittura, di lavoro, di collaborazioni, di, di, di tentativi, di prove. Però, già all'epoca di se prendiamo un pezzo a Paradigma, potrebbe essere appunto il mio giorno più bello nel mondo. Quella è una canzone che, che ho affrontato in maniera molto 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 sofferta ehm, ho fatto molta fatica a pensare per esempio la mia voce la mia qualità su quel tipo di canzone su quel tipo di scrittura con quel testo e poi se penso invece a cose che ho scritto io ex novo qua anche facendomi a, collaborando con giovani artisti giovani non solamente ultimo c'è Gazelle c'è eh, Danti ci sono un sacco di, di, di coautori insieme con me che hanno eh, contribuito alla realizzazione di questo album Paolo Antonacci insomma tanta, tanta roba però è sempre avuto la sensazione di avere in mano io la situazione, quindi questo significa che avevo, ho capito quali sono come dire, i canoni di questo linguaggio e sono riuscito soprattutto a crearne uno che fosse mio, personale, e questa era la cosa più difficile. Se parliamo di difficoltà, se hai una storia lunga come la mia, diventa veramente difficile fare un cambiamento anche graduale che però ti porti in una zona, in un territorio nuovo che deve per forza tener conto di quello che sei, di quello che sei stato, di quello che è stata la tua storia. Quindi eh, era difficile soprattutto fare un, un progetto, un album, scrivere un disco come questo che fosse comunque rispettoso dei miei anni, quindi dei miei 50 anni, quindi a livello di concetto e di tematiche, ma anche a livello di scrittura e di stile che fosse rispettoso di quella che è, che è la mia storia, quindi della mia dignità artistica. Secondo noi ci sei riuscito benissimo, lo sì. testimoniano le canzoni come quelle che stiamo per ascoltare e la sentiamo dall'album L'altra metà Francesco scorenga, questa è prima o poi. Francesco Renga con Prima o poi, Francesco che fatto. è con noi. Prima o poi si dice anche quando non si vuole affrontare qualcosa subito. Tu sei così uno che tende a procrastinare oppure invece vuoi toglierti subito il pensiero? No, io sono addirittura peggio. Mi accorgo delle cose sempre in ritardo e quindi, come dire, e poi le affronto per forza di cose immediatamente. Quindi sono uno che non, non ha tempo di, di rimandare. Abbiamo Silvia che vedi: Silvia ha scritto, sei bellissimo anche stropicciato, ma togliti. <ride> gli occhiali e fai vedere oh. quegli occhi meravigliosi Oh! Allora. Eh, ma ci sono i fari qui dello studio televisivo che un po' danno fastidio no però. no ma non è per quello, lo facevo perché Sanni <ride> vuole sempre che, tenga su, che tolga gli occhiali siccome non ce ne approfittavo Benissimo. Eh, allora, Silvia, salutiamo Sanni che secondo me ciao, ci sta ciao, seguendo <ride> ciao Sanni, poverina ci fermiamo Fissata. un attimo per la pubblicità ci risentiamo fra pochissimo ancora con Francesco Renga ancora per qualche minuto nostro ospite qui a Radio Bruno Abbiamo fatto un giro nel, indietro nel tempo, 2004 Francesco Renga ci eh, sarai, l'album era Camere con vista, camere con vista, sì. camere con vista. Dove raccontavi un po', insomma, la paura di perdere la felicità nel momento in cui la si raggiunge, che è una paura con che è una cui paura con fanno la quale i conti in tanti. Con, convivo ancora. Ah, convivi perché? ancora. Bah, sì, eh beh, sì, forse sì. non è una paura che non se ne va mai, credo. Eh insomma, no, 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 soprattutto dopo, dopo certe responsabilità, quando diventi padre, insomma, quando diventa insomma smetti di essere figlio diventi padre allora, questa paura è amplificata anche da, dalla, loro, dalla loro presenza quindi è molto difficile sì. senti Francesco siccome stai preparando anche dei concerti fra poco ne parleremo e infatti stavo pensando a quella eh, loro, che questa qui l'ho messa l'ho me, sì. messa, Beh, messa ci vuole, ci vuole. è difficile scegliere eh, dopo eh. qualche anno è difficile scegliere però sai sono due posti allora il 27 sono in arena e il, il 13 il 27 maggio sono in arena e il 13 di giugno sono a Taormina sono due posti incredibili e vanno anche in qualche modo tutelati e rispettati nel senso che lo spettacolo già è, è meraviglioso lì però vorrei presentare tutto questo album, per, visto che sono comunque un'antiprima di un tour che poi partirà in realtà in ottobre. Eh, mischiato ovviamente a cose come, come questa. Questa qua comunque in scaletta c'è. l'ho messa. Sì. Noi avremmo trovato per te un corista. Ah sì? Sì, sì, che vorrebbe cantare con te questa canzone. Non so se hai bisogno di coristi. Per i Ma prossimi concerti, ci ha mandato bravo. questo messaggio vocale, sentiamolo che tu ci sarai quando è il tempo su di noi ecco, avrà ecco. mai lasciato un segno che eh, non è vuoi. bravo sì. ciao sono Federico da Modena e volevo ascoltare ci sarai di Francesco Leone ecco, grande, fede, fede. Fede. <ride> grande fede <ride> allora ma lascio il numero qui recapito che sì, provvederemo sì. a contattarti <ride> va bene senti Yolanda e Leonardo i tuoi eh, figli 15 sì. e 13 sì. anni tu Fai sentire immagino le canzoni mentre le componi. Certo, Hai paura certo. dei loro giudizi. Non sono, sono solo cattivi di più, mm. sono perfidi. Sono... Però sono, sono anche le, le, le mie orecchie i miei i miei occhi sul futuro. Quindi certe cose le ho, le ho, le ho come dire capite, apprezzate grazie ai loro ascolti. Eh, molte delle cose che sono in questo disco son, derivano da quel tipo di. di, di Uh, io li porto a scuola la mattina e sento le cuffie perché ovviamente vivono con le cuffie perennemente nelle orecchie ai noi uh, e quindi sento queste cose e lì ho, ho cominciato a avvicinarmi al mondo anche degli indie, queste cose qua e grazie a loro. Quindi, questo è un disco che in realtà a loro apprezzano molto. Apprezzavano anche altre cose, quelle più classiche. Non so come dire per, per farti tornare. Il pezzo di Sanremo, per esempio, a loro, eh, soprattutto a Yolanda piaceva molto. Yolanda ha una, eh, un attaccamento ascolta più a, a cantautori, questi giovani cantautori indie quindi eh, appunto, ultimo, eh, Leo eh, vira di più su, su, sulla trap, su certe cose che è un po' così. Più estreme, ma è un po' più piccolo. È un maschio, quindi secondo me ci sta anche quello, però. Ovviamente il loro giudizio è sempre il primo giudizio. Eh, hai detto che sono molto severi, hai è anche scartato del materiale perché non piaceva loro. Ah, ma quasi tutto, <ride> tutto quello che c'è qua è passato al vaglio di mia figlia e di mio figlio, no, ci mancherebbe altro, non farai più delle errori, a volte ho ignorato eh, e ho, ho messo su disco anche cose che invece magari piacevano a me e ho sempre sbagliato. <ride> <ride> Alla fine vincono loro. Vincolo loro sì, ah, sì, abbiamo sì. citato i, i concerti nelle splendide location sì. dell'arena. il mm teatro di Taormina, poi ci, in autunno ci saranno i teatri. Autunno i teatri, perché proprio i teatri? Perché erano cinque anni che non andavo più in teatro, erano cinque anni di palazzetti e io la verità è che eh, ho sempre preferito la dimensione del teatro, che la trovo, la trovo più intima, più, più, più adatta, più consona a quella che è la musica, a quello che è uno spettacolo musicale eh, e in più ho Percepito grazie ai social dei quali ormai sono perfettamente padrone Ti abbiamo visto, che anche la, la, la base, la mia gente, aveva questa esigenza. Mi, da più parti mi, mi veniva posta la domanda: perché non, non ritorni a fare i teatri? Perché non facciamo i teatri? Perché il teatro è un'altra cosa, sei lì, sono, li vedi, puoi toccarli, puoi scendere, li fai alzare. Eh, nel teatro il, come dire, il buio è buio, in un palazzetto il buio non esiste, il buio è nello spettacolo il buio è fondamentale in realtà, in teatro lo puoi ottenere, in un palazzetto non è possibile. Tu allora hai detto si, si è... comincia volevo ah, solo sì, da, sì. dare alcune date l'11 e il 12 si comincia dagli arcimboldi di Milano ne diamo alcune perché sono tantissime 14 ottobre Cremona poi Firenze il 15 e il 16 Bergamo il 23 e 24 Montecatini il 31 il 5 novembre sarà in Cesena poi eh, 10 dicembre Bologna poi Torino, Parma di nuovo Bologna il 17 dicembre per il momento direi l'ultima data non so se il calendario è ancora in evoluzione, no, è eh, è è evoluzione conoscendomi sì, <ride> è in evoluzione. in evoluzione adesso cerchiamo di Fare bene queste, questa quest arena, questo il 27 e il 13 di Taormina, che sono due regali che mi faccio eh, e che spero di poter fare anche al pubblico, perché non so come dire, io torno in tutti e due i posti con una con una meraviglia totale perché sono veramente due posti incredibili Beh, e poi nel 2020 girerai anche <coughs> in Europa e poi vado, vado in giro anche in Europa quindi abbiamo già fatto tutto il, il calendario fino, a, fino al 2020 e non è, secondo me non è, non è finita nel senso che vedrai che ci saranno Molte novità, è appena cominciato, è appena partito il treno. E tu, e, e tu sei pronto ad affrontare i fan e a, ah, farli, sì, e sì, a cantare sì, sì. insieme a loro perché sì, le cantano tutte, sì, sì, lo sappiamo. Più Tra sì. l'altro. Eh, più tardi l'incontro. Esatto, eh. esatto. Tu ti ricordi dove? Il centro commerciale? La Rotonda, La alle, rotonda. 18. alle 18... Alle 18.00. Ci stanno cosa aspettando. Non facciamo fino eh? alle 18 adesso. Se vuoi stare qui, abbiamo, All guarda, un sacco di musica, ti metteremo no, qui volentieri a fare il DJ. No, perché un po' disabile. Sì, anche perché ti stanno aspettando. Va, ne volevo approfittare, queste due ragazze potreste chiedere a Francesco se può salutare Roberto e Anna? Sono, si sono conosciute tre anni fa, grazie a te, a certo. un concerto, forse non lo so, ed è stata una bellissima amicizia. Roberto e Anna? Roberta Ro e Anna. Ah, Roberta e Anna, ciao. questo saluto. Ma certo, vi saluto veramente, caramente, vi aspetto se venite dopo al centro commerciale la rotonda è, be è bellissima questa cosa perché tu hai un bellissimo rapporto con i fan e i fan hanno un sì. bellissimo rapporto tra di loro si Guarda, creano proprio delle famiglie è, delle, è delle amicizie così. e soprattutto adesso in questi in store succede una cosa strana nel senso che essendo passati molti anni ci sono veramente 3-4 generazioni cioè trovi la, la ragazzina magari di, con un bambino appena nato comunque quella di 13 anni di 11 anni poi la mamma la nonna è una cosa incredibile e pensavo proprio a questo che in realtà il mio il rapporto con il mio pubblico eh, deriva da tutto quello che ho fatto. È una sorta di racconto che io ho cominciato tempo fa eh, e che non è mai finito e spero non finirà mai. È un racconto in realtà, è un racconto, eh, sembra, paradosso, sembra paradossale, sembra un ossimero, però è un racconto molto privato che faccio, che ho con il mio pubblico. E questa è una cosa molto strana, che però è anche la, eh, la cifra più bella di questo, di questo rapporto. Noi chiudiamo allora con una canzone, Guarda, abbiamo parlato di cose che finiscono, anzi che non vogliamo che finiscano, <ride> e c'è una canzone che si intitola finire anche, noi, finire anche noi, che è una canzone appunto dell'album, l'altra metà di Ringa, e qui c'è anche Paolo, Antonacci. qui c'è Paolo, siamo sì, Paolo, Paolo e Davide Simonetta, ci siamo trovati in uno studio a Crema e abbiamo scritto ex novo una canzone questa che è molto bella, perché in realtà parla di tutto ciò che finisce, perché succede che finisca tutto, però c'è questa speranza alla fine, no? che dice sì, finisce tutto, finiamo probabilmente anche noi. Però poi alla fine ritorneranno i romantici, torneranno le cene, gli odori, i profumi, i racconti prima di dormire. Quindi c'è sempre una, una nota molto positiva e molto bella, che secondo me è la chiave di lettura di tutta la canzone. Grazie, allora Francesco. Ti aspettano al centro commerciale <ride> La Rotonda di Modena alle di 18. Arrivo. E non riusciamo a andare. Grazie per essere stato. qui. Grazie a voi sempre! Grazie. Ciao, grazie, ciao ciao ciao! ciao.